Questo romanzo racconta essenzialmente un'avventura, quella di un professore che accetta di andare a insegnare in una valle fuori dal mondo, in una scuola media inferiore. Viene accolto dalla comunità come un corpo estraneo e il suo problema principale è quello di avere dei valori che vuole cercare di comunicare a questi studenti, a questi ragazzi adolescenti, oltretutto organizzati almeno in parte in forma di un esercito di bulli attorno ad un capo, il sedicenne Rudy, dall'intelligenza straordinaria, satanica, dall'animo malvagio, capace di esercitare bullismo, cyberbullismo, ai danni sia di coetanei sia di adulti. Qual è il problema che si pone di fronte al professore, a parte un problema di sopravvivenza dovuto proprio alla violenza dello scontro con questi adolescenti e con i genitori che li proteggono? Il problema è principalmente quello di trasmettere dei valori in una società talmente rapida nei suoi cambiamenti, da rendere difficile perfino identificare questi valori. Noi sappiamo che tutte le società, quando attraversano una fase di cambiamento, è avvenuto anche negli anni 60, mettono in crisi le figure degli educatori, che sia il padre a casa, che sia il maestro o il professore a scuola, perché nessuno educa secondo un ideale umano astratto, si educa sempre un giovane ad essere attrezzato per affrontare la società in cui andrà a vivere. E allora, per esempio, un padre o un educatore di oggi devono insegnare ad un giovane ad essere aggressivo o essere mite? È chiaro che una società fatta di ragazzi miti e quindi poi di uomini, gentili, educati, capaci di lasciare spazio agli altri, sarebbe una società migliore, una società ideale. Ma quale educatore non si pone oggi il problema di rischiare in questa maniera di fare del ragazzo a cui rivolge le sue attenzioni un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro, di prepararlo male allo scontro e all'incontro con altri coetanei e adulti che saranno invece rispetto a lui più aggressivi, che saranno prepotenti, che potrebbero schiacciarlo in qualche modo. Già questo è un dilemma etico non da poco, un dilemma educativo cruciale. Forse l'unica soluzione per capire come uscire da questa impasse, da questo tipo di situazione, è rendersi conto che una grande novità è apparsa all'orizzonte e si è consolidata, ed è che il virtuale è diventato reale. Non è confinato nello spazio fra tastiera e monitor, tantomeno è confinato al di là dello schermo del computer. Lo schermo non fa più da schermo nel senso di schermarci, cioè di proteggerci dalla realtà. Come nel film The Ring, dallo schermo possono uscire i mostri. E attenzione perché i mostri siamo anzitutto noi. La nostra aggressività, il nostro rimosso, la parte di noi stessi che ci sembra di poter esprimere liberamente e impunemente nel mondo virtuale e che invece ha sempre una ricaduta puntuale, a volte devastante, nel mondo reale.